Ciao amici, questo Black Friday ha portato in eredità anche questo vaporetto Polti per la pulizia della casa. Ora, non sto qui a dirvi quanto è utile a igienizzare e a disinfettare casa, perché l'efficienza e l'efficacia del vapore per questa roba di sicuro la so, la sapete, forse la sapete anche meglio di me. La cosa che dico, l'osservazione che lascio è che in effetti non pensavo riuscisse a rimuovere anche delle macchie stagionate sui pezzi del bagno, una roba che ho constatato negli ultimi giorni quando l'ho provato. Però questo video non è un video di recensione di questa scopa a vapore che potrete ammirare in mille video su YouTube, ma l'obiettivo di questo video è rispondere a una domanda specifica che mi hanno fatto un po' di persone, e cioè quanto vapore effettivamente riesce a emettere questa scopa. Questo perché alcuni amici mi avevano chiesto di consigli in merito all'acquisto di pistole a vapore. Pistole a vapore che, leggendo su internet, non avevano una buona potenza e una buona quantità di vapore erogata, anzi, veniva il problema lamentato con pistole a vapore di bassa qualità è proprio che il vapore emesso è poco. Quindi, acquistando questa Polti, volevo essere sicuro circa la quantità di vapore emessa, perché vedendo un po' di recensione e leggendo in giro sembrava essere decente. Quindi lascio la parola ai video che ho effettuato in questi giorni per farvi vedere in effetti quanto vapore riesce a emettere questa scopa a vapore. Scopa a vapore che con le dovute accortezze, quindi smontando il manico superiore e la parte inferiore, diventa in realtà una pistola a vapore portabile, quindi assolve anche all'uso che pensavo, che insomma volevo farne a casa, cioè pulire la doccia e i sanitari. Vi lascio un po' di video della scopa in azione. Chiaramente, se avete dubbi o altro, scrivetemeli nei commenti e vi risponderò appena possibile. Ciao a tutti!